Un cordiale saluto, gentili telespettatori. Campionato mondiale di Jiu-Jitsu, grande spettacolo per una disciplina che ha sempre più successo, evento internazionale. Siamo a Parigi, Francia. Con me, come sempre, Massimo Bistocchi, direttore generale della Nazionale Italiana di Jiu-Jitsu. Buonasera, Massimo. Buonasera a tutti. Subito, buonasera, Giulio. Buonasera, subito in azione, in combattimento, Edoardo Cortez e Giovanni Vitale, sono meno 69 kg. Categoria terribile, quella dei 69, dove Giovanni Vitale ha già rappresentato il suo altissimo valore in altre occasioni, fra cui le Combat Games di San Pietroburgo, ottobre 2013. Da lui ci si attende una conferma del suo valore, una conferma a podio. Però adesso ne possiamo parlare tranquillamente, nel senso che lui è reduce da un infortunio ad un ginocchio già in quel di Perugia, i primissimi di novembre, ad una delle verifiche praticate per la selezione e quindi la formazione di questa squadra, aveva dato segnali di grave infortunio e di difficoltà nel recupero. Quindi questo incontro già lo vediamo, non è il Giovanni Vitale di sempre a cui siamo abituati. Teniamo conto che questa categoria è sempre partecipata da 21-22 atleti, quindi una categoria vera in cui c'è una grande dialettica tecnica e tattica. Qui l'incontro lo vince. Ricordiamo che sono delle sintesi. Ha già perduto l'incontro precedente, quindi avrà difficoltà poi per arrivare a podio. Qui Lorenzo Ermino. Meno 77 kg. Meno 77, anche questa è una categoria molto bella, molto importante, una categoria in cui ci si esprime a livelli in cui velocità e potenza sono due componenti straordinari. Devo dire che Lorenzo, il perugino, ha una categoria partecipata da 32 competitori. Qui lo vediamo contro lo spagnolo e devo dire che Lorenzo ha dato già, per arrivare a questa fase, ha dato il meglio di se stesso. Lorenzo ha vinto molti tornei internazionali, molti open, però ecco, in competizioni di carattere europeo o mondiale ancora deve agguantare il podio per la prima volta. Ecco, ricordiamo Massimo le tre fasi della disciplina. Le tre fasi, lo stanno mostrando, perché questa è una categoria in cui la prima fase è quella dell'attacco a distanza, quindi le percussioni con pugni e calci, tipica un po' del karate che tu conosci molto bene. Sì. La lotta in piedi è la seconda fase, a terra, la lotta appunto a terra, la terza fase. Ecco qui. Eccolo qui, molto bravo, fase. Molto bravo. Molto bravo, proiezione. Bello, e devo dire qui, insomma, lui ha affrontato, senza, come si dice, la prestazione d'ansia, ha affrontato questo mondiale con una discreta tranquillità, anche se poi è soggetto molto introverso, persona che non dà a vedere di granché i suoi sentimenti, persona molto controllata. Qui un incontro vinto anche molto bene. Per lui la strada però è molto lunga e si arresterà. Avendo perduto il primo incontro avrà difficoltà. Qui siamo con le donne, Annalisa Cavarretta, siamo ai 62 e abbiamo una competitrice nota perché atleta Martinovic, montenegrina, conoscenza nel circuito dei mondiali degli europei, una conoscenza anche per la stessa Annalisa. E questa, essendo trattandosi di una finale per il terzo posto, è tutto in gioco. Annalisa deve in qualche modo dare quella certezza, quella rassicurazione che ancora non sempre riesce a dare la nazionale. È una titolare, voglio dire, ancora indiscussa, però certo determinate incertezze la nazionale in quella categoria li sta pagando, nel senso che questi ragazzi crescono. Quante volte, Giulio, ne abbiamo parlato, crescono, certo. Non sono più studenti, cominciano a lavorare, pensano alla famiglia, quindi qui siamo nel dilettantismo e nel volontariato, permettimi il termine un po' usurato, ma nel nostro ambiente, nel nostro movimento ne possiamo parlare con assoluta tranquillità e onestà. E quindi vedo in Annalisa forse anche un difetto di concentrazione. Ecco,
questo ne è un esempio, no? Sì, Annalisa nelle condizioni migliori sembra che ingenuamente è stata trascinata via senza che se ne fosse accorto, come se non avesse visto la sua avversaria che la stava puntando. Devo dire che insomma questa l'avversaria è molto forte, ecco, non ha avuto fortuna in quello che sono i sorteggi, forse una delle più sfortunate, anche se in questa categoria 14 competitori non sono pochi. Marianna Martinovic Montenegrina. Sì. Qui abbiamo un'altra finale per maschile. Il terzo posto, Luca Cirelli, non nuovo, ha dei risultati, voglio ricordare la bellissima medaglia d'argento in quel di Genova 2012, era un europeo, ha un avversario però direi di tutto rispetto, insomma. Sì, vedo che basta è vederlo. Aggressivo. A te piacerà anche perché nella prima fase è straordinariamente dotato, ha una compostezza, c'è un'aggressività sportiva incredibile, vedi, lo controlla insomma con troppa tranquillità. Ecco. Ricordiamo, è francese, sì, Percy Cunza. Lo si capisce. Cunza, postazione da combattente, diciamo. Beh, insomma, direi più che consumato. Ecco, sì. Anche qui consideriamo che i ragazzi, gli italiani, sono tutti molto giovani, quindi hanno tutti superato chiaramente la categoria di età di 21, però insomma siamo lì, 22, 23 anni, 24. Abbiamo incontrato degli stranieri invece che erano già nel massimo della loro maturità psicofisica. Qui il francese si aggiudica il bronzo e non c'era niente di più da fare. Comunque complimenti a Luca, è stato molto molto bravo per tutto bravo, torneo. Luca Cirelli, 62 kg. Marco Cinà, categoria meno 62, Marco Cinà contro il russo Blokhin. È un incontro tutto da giocare, anche perché pur conoscendo l'avversario, tra l'altro Marco Cinà non va dimenticato, non è nuovo al podio, ha fatto sempre dei buoni risultati nella sua carriera e insomma vorrebbe quella medaglia che manca da un europeo, era Maribor 2011, ha fatto molti tornei, si è espresso sempre molto bene, però ecco, è un ragazzo da cui attendiamo un ritorno a podio, potrebbe essere questa l'occasione, anche se anche in questo caso mi debbo ripetere, ma l'avversario non è certo dei più semplici. E lo vediamo qui a terra, riprende il combattimento. A rivederlo adesso, vedi, insomma, ti dà anche un po' l'impressione di quello che non ha spinto molto per potersi aggiudicare un punteggio che lo rassicurasse, perché qui siamo a metà dell'incontro, la posizione ormai 4-2 per il russo, cioè l'italiano deve poter esprimere e immagazzinare qualche punto in modo direi prudente, no? Certo. Lo ha forse lasciato lavorare un po' troppo, ecco, gli ha debito un'assenza di iniziativa, quella che spesso ci ha mostrato in altre competizioni. Questo è anche vero, che sapevo era un mondiale su cui c'erano luci da una parte, qualche chiaroscuro dall'altro, una fase direi anche transitoria, e capita nel corso di un ciclo di atleti. Però su Marco noi abbiamo, come staff tecnico, abbiamo riposto fiducia, la fiducia è mantenuta al di là adesso di questo risultato che si vede sconveniente per il siciliano. C'è da considerare però che è un ragazzo che ha dei margini e potrà ritornare ad un livello migliore per esprimersi fino al podio. L'incontro questo è pressoché pregiudicato, 11-6, ormai pochi, sì. Una manciata di secondi, il russo ha controllato molto bene, poi più lungo, le articolazioni lo hanno aiutato, nel senso che si è spinto come voleva. Eccolo qui, è un bronzo sfumato. Vladimir Blokhin. Abbiamo intanto tre finali non andate bene per il terzo posto, però certo. Sono tre quinti posti, quindi onorevoli. Anastasia, siamo da Anastasia, la quale è russa, meno 49, russa e poi naturalizzata italiana, che deve competere con una categoria russa, con Zarina, sì, Sarkieva, dove sì, dopo aver dominato in precedenza la taiwanese, gli tocca proprio la russa, e qui
si tocca il cuore in termini sportivi, però correttezza, lealtà, rispetto, ma lei è italiana e quindi darà, come immagino, il massimo di se stessa, perché Anastasia, ripeto, ormai lo conferma da tempo, da almeno 2010, intendiamo San Pietroburgo, un mondiale di qualche anno fa in cui Anastasia diede un grosso contributo con la sua medaglia di bronzo in una trasferta non delle migliori, ma ha proseguito poi nella sua categoria ad inanellare risultati un podio dietro l'altro. Ecco, ha fatto un po' troppo l'abitudine, vorremmo dire, a quello che è il bronzo, c'è però margine, non è una speranza così molto romantica, è un ragionamento fatto con i tecnici dove possiamo intravedere delle possibilità maggiori, anche perché rivedendo un po' le avversarie del suo circuito c'è possibilità per Anastasia, che ha una valenza tecnica straordinaria, una predisposizione al sacrificio notevole, si mette al servizio della squadra e sotto ogni punto di vista, e devo dire che lei in allenamento è la prima ad arrivare, l'ultima ad uscire. Questo è un grande segnale, ne è un grande esempio per i giovani e anche i meno giovani, i suoi colleghi di seniores. E quindi ci sono gli elementi perché lei possa senz'altro fare qualcosa di meglio. Il punteggio ci sta dando ragione, 11-2, abbiamo 40 secondi ancora da soffrire, però la sta controllando molto molto bene. Devo dire che l'avversaria russa non è, insomma, ecco, il è massimo, abbastanza. Non sono gli avversari che ha incontrato poco fa, insomma, Cirelli, il francese, direi, per intenderci, esatto. Insomma, ecco, più alla sua portata. C'è da dire però che la bravura di Anastasia è data anche da ormai un'esperienza, lei è mentalizzata al torneo internazionale, insomma, è molto più mobile, molto sì, più, insomma, è tranquilla, va lì, è di mestiere, sciolta, per intenderci, è una veterana in tutti i sensi, anche se l'età, insomma, non la rappresenta come un atleta in fine carriera. Lei avrà ancora molti anni davanti a sé se vorrà. Ecco, e quindi possiamo festeggiare la prima medaglia di bronzo, ma la prima medaglia. Prima medaglia di bronzo, meno 49 kg. Anastasia, ecco, Tonelli. Tonelli. Intanto le premiazioni a seguire. Ecco. Soddisfazione. La squadra, lo spaccato della squadra italiana. Andrea Ventimiglia, siciliano di Capaci, categoria 56, 15 competitori, se la deve vedere con l'iraniano Eidi. Un incontro molto duro, l'iraniano si vede come si muove, ha una certa dimestichezza soprattutto sulla distanza. L'Iran, vorrei aggiungere, è una novità, Iran, Iraq, insomma, sono due paesi, una delle 42 nazioni nuove, ecco, nuove che hanno preso parte per la prima volta ad un torneo internazionale. Vorrei aggiungere, questo vale anche Cuba, Messico, Angola, Senegal, insomma, hanno preso parte al circuito mondiale che, insomma, comincia ad avere una sua fisionomia ben precisa. Questo, insomma, ci conforta per un verso come movimento jiu-jitsu, ci inorgoglisce perché facciamo parte di un movimento importante. Mi piace anche precisare che la federazione internazionale guidata da Panagioti, cioè il presidente mondiale, presidente di nazionalità greca, è anche l'unica nazionale che partecipa a competizioni sportive. Ed a questo ranking della federazione internazionale che poi vengono selezionati per le War Games i vari atleti, per le War Games per un verso, per le Combat Games un altro, quello di Sport Accord, che ben sai, il presidente è Wieser, che è anche il presidente mondiale del judo. Qui, come vediamo, non è stata una passeggiata così tranquilla, perché insomma, non era per mollare. Poi, sai, se non ricordo male, l'iraniano aveva per primo nella sua squadra l'opportunità di salire a podio, quindi non ci stava a mollarlo all'italiano, di cui ben sapeva, perché ormai, sai, i circuiti nostri sono tutti visibili attraverso fonti di informazioni televisive, quindi abbiamo di ciascuno dei vari atleti documentazione sufficiente per impostare tatticamente i vari incontri. Devo dire che qui Andrea Ventimiglia è stato
non remissivo, è stato abbastanza sul pezzo, cioè ha messo su quel punteggio tale, c'è cioè la prudenza e la previdenza che prima non è stata utilizzata da altri, e ha messo su dei punti di volta in volta, li ha mantenuti, ha giocato un pochino così, di rimessa, come si dice qualche volta tra nazionale di calcio, no? Certo. Comunque questa è la medaglia di bronzo a fianco il suo maestro personale Cristian Minuto, allenatore della squadra azzurra, anche lui. Tanto premiazione, subito podio, medaglia di bronzo e fra poco il duo system al femminile. Duo system femminile, sì. Che ricordiamo, per chi ci segue, è una specialità che fa parte del jiu-jitsu. Eccole qui. Molto allenamento. A sinistra Jessica, a destra Martina, le due italiane, Paccioselli, Castellani, le quali, mi piace di ricordare, nel lontano, insomma, in termini sportivi, nel 2009 ad Atene, al primo mondiale di categoria, erano aspirant, quindi stavano sotto i 18 anni, presero subito il podio più alto, campionesse del mondo. Poi hanno fatto altri due podi, ma non così importanti, e che okay, adesso c'è un giro di boa, no? Perché quando hai superato la età che ti consente di stare fra i 18enni e i 20enni, cioè aspirante junior, poi tu te la devi vedere con campioni di livello, come in questo caso le due francesi, senza dimenticare che siamo al palazzetto de Coubertin di Parigi. De Coubertin, che ricordo fu inaugurato proprio da un mondiale di jiu-jitsu nel 96. Accidenti. Ecco, fu offerto al pubblico in quell'occasione dove l'Italia fece, se non ricordo male, 4-5 medaglie, non ricordo bene adesso per l'esattezza, però fu uno spettacolo, un colpo d'occhio molto bello, dove insomma la Francia dal punto di vista organizzativo non è che possiamo dare giudizi se non positivi. Molto efficiente. Quelle due ragazze, oltre che insomma riscattarsi in memoria di quello che è, insomma, con loro ho parlato abbastanza, cioè a quest'età, quando si hanno 21-22 anni, insomma, la Marcord non deve essere il protagonista della vita quotidiana. Loro hanno dei mezzi tecnici, hanno cambiato impostazione alla loro prova, come diceva il loro direttore tecnico in nazionale, Claudio Corazza, ci vorrà del tempo perché voi assimiliate il nuovo movimento che avete dato alle vostre forme, no? Ai vostri kata. Però il risultato arriverà. Devo anche dire che loro sono state battute in precedenza, ma probabilmente con un po' di rammarico, perché hanno ceduto con la Svizzera di un punto e mezzo, cioè 84,5 contro 86 l'incontro precedente, quindi forse era immaginabile, in caso di vittoria, loro finaliste per il podio più alto, ma nello sport è inutile rammaricare. Ecco, questa abbiamo il verdetto. È un'altra medaglia, la terza medaglia di bronzo nel duo system nel al duo femminile system. Woman. Ecco Claudio Corazza, il direttore tecnico del duo system. Queste sono le premiazioni. Premiazione, e fra poco andremo sui meno 94. Ecco, Panayoti di spalle, questo è il presidente della federazione mondiale. Sì. L'orsetto che è stato il loro gadget e hanno offerto al femminile, a tutte le vincitrici. Ecco il nostro Roberto Visconti, il nostro granatiere, 94 kg, guarda che avversario si è trovato, insomma, un tedesco, Müller. Straordinario. Questo è un tedesco di grandissimo valore, di una potenza che basta vederlo come è impostato. E Roberto, devo dire che arriva qui dopo aver superato Charkin, un russo di assoluto valore, e anche un altro russo, Marchenko. La sua categoria è partecipata da 16 atleti. Lui giunge a destinazione terzo, possibilità del terzo posto, ma incontra questo Müller, il quale ormai è un veterano del circuito, è ben conosciuto. Roberto d'altronde ha il vantaggio delle leve più lunghe, quanta esperienza non ne ha di meno, anche perché lui ha gareggiato in molti tornei internazionali, ha esperienza da vendere.
un'altra un po' come la Tonelli, una volontà che lo vede arrivare anche lui per primo e lasciare il tatami di allenamento per ultimo. Questo vantaggio risicato deve essere bravo a saperlo alimentare un po' per volta, magari ecco come in questa fase, prendersi delle piccole pause, perché ripeto, categoria al limite 94 cominciamo a essere pesanti, il dispendio qui è saltato anche il paradenti. Comunque in vantaggio di 3 punti, manca 1:25. Qui il tedesco probabilmente non ha avuto nessuna idea particolarmente brillante per liberarsi di questo gancio, si continua quindi. Molto bravo Roberto a tenerlo lontano, ha fatto un grande uso anche dei calci tali da tenerlo lontano, perché è chiaro che il tedesco è molto pericoloso nella seconda fase, c'è una lotta in piedi. Sì. Più mentre abituato a terra mi sembra terza fase un po' scarsa. Beh, visto non ha fatto granché. No. Sullo sfondo Paolo Palma, il direttore tecnico del Fighting System, sempre prodigo di consigli a tutti quanti. Intanto il punteggio vedi che si sta alimentando sul rapporto sempre 1-2, no? 4-2, 8-4, siamo lì, i secondi stanno scorrendo a favore di Roberto. Assolutamente. E il, credo che il tedesco è cominciato ad entrare un po' in difficoltà di, si vede chiaramente. Di energie, insomma, è provato, stanco, c'è da dire che anche lui per essere arrivato a questo livello ne ha eliminati almeno 3 di avversari. Quando arrivano qui loro hanno fatto già 4 combattimenti, sai, e nella giornata stessa non ci molto sono faticoso. Grandi pause. Eccolo qui. E va a finire. Alzato il viso in cielo, forse mandando un saluto al suo vecchio maestro che è venuto a mancare, il maestro Alberto Alunni, è venuto a mancare proprio qualche tempo fa. Avrà voluto dedicargli un pensiero. 94 kg. Bravo, bravo, bravo Roberto. Ed ora il qui, Nevazza, 62 kg. Qui dovremmo dire Marcello Sasso de Oliveira. No, questo innesto tu sai quando dobbiamo, quando io in particolare devo giudicare il Nevazza mi viene male, perché abituata alla grande mobilità, alla grande vivacità del fighting, qui restano in piedi qualche manciata di secondi, poi sono a terra e lì ci dobbiamo, ecco, ma, ci Massimo, dobbiamo accollare tutta un'attività che non finisce più. Ah, non finisce più. Sì, insomma, io mi metto sempre nei panni del telespettatore. Comunque, se dovessi in qualche modo promuovere, no, questo terzo stile che è arrivato direi anche con, fammelo dire Giulio, con grande volontà. Cioè il Nevazza è un settore che ha attirato molti paesi, che provè tipo del sud-est asiatico, medio orientali e direi anche americani, sudamericani, i quali hanno una fortissima tradizione, chi nella lotta tradizionale, chi nel sambo russo ed altri ovviamente dal Brazilian Jiu-Jitsu, che ben sai ormai partecipa. Eccolo qui. Lui, fra l'altro, è stato anche richiamato. Questo gesto non è molto permissivo. No. La cosa. Comunque, si è preso questa medaglia di bronzo, che le immagini, fra l'altro, non ci aiutano granché a poter, dico, apprezzare, ecco, dal punto di vista della performance tecnica. Podio. Bene. Marco Cinà. Col suo sguardo intenso, qui siamo duo mixed con chi ha vinto l'europeo ormai per 3 volte, ha vinto il mondiale, ha vinto ultimamente nel precedente mondiale hanno fatto l'argento, però si sono imposti in combat games e in altre competizioni come le World. C'è Sara Paganini, Michele Vallieri, Michele anche allenatore, coadiutore del maestro Corazza, in particolar modo in quello che sono le attività giovanili, si incontrano ormai con una coppia che conoscono da tanti anni, li hanno incontrati regolarmente nell'ultimo periodo. Questi sono gli austriaci. Ecco, se loro superano questa fase, questo sbarramento, avranno l'opportunità di garantirsi la finale per il primo posto. E questo titolo a cui loro ambiscono, centesi
di origine fanno capo ad un raggruppamento, no? Una sorta di consorzio di club sportivi che si chiama CSR Italia, tutto Emiliano, un po' Veneto, un po' Lombardo, che produce la bellezza di un humus da 1200 atleti. Quindi hanno la possibilità di attingere, soprattutto in questo stile di combattimento, il duo, il meglio del meglio a livello italiano. Qui hanno superato lo sbarramento degli austriaci, che non certo dovevano rappresentare, ma tantomeno sulla carta, l'ostacolo per arrivare alla prova più importante. Eccola qui, la prova più importante. Paganini, Vallieri, e ce l'abbiamo Zagorski, Ismer. E qui con i tedeschi hanno combattuto, direi, ci hanno combattuto una vita. Li conoscono ormai menadito e sanno perfettamente l'impostazione che danno, conoscono i punteggi che ricevono dagli arbitri. Quindi quello che abbiamo fatto noi in Italia l'hanno fatto loro in Germania, pensando sempre sulla carta che, in base al sorteggio poi che avviene la sera prima dell'avvio delle gare, sanno perfettamente quello che li aspetta, come si muoveranno. Devo dire, onestamente, rivedendoli, poi sai, l'immagine sul posto è diversa, uno è troppo coinvolto, troppo preso. Rivederlo adesso qui dà una possibilità di miglior giudizio, no? Effettivamente devo dire che gli arbitri ancora nei confronti di questi italiani hanno una grande considerazione, cioè non si sono stancati di punteggiarli bene. Altrettanto i tedeschi sono molto bravi, la ragazza è bravissima, insomma, teutonica, alta, no? E non si discute. Loro sono però più veloci, più fluidi, le tecniche sono più corte e rappresentano anche quello che è nelle richieste, nelle aspettative del corpo arbitrale, cioè l'affidabilità della tecnica, cioè la tecnica credibile, spettacolare sì, ma comunque credibile. Qui lei, la tedesca, è il vero timoniere, insomma, si muove in una maniera eccellente, molto, molto bravi, potente, sì. Vedi, si muove molto molto bene. Certo, un po' meccanica, ma ha una struttura fisica che non ha niente a vedere con la nostra Sara, che è piccoletta, fluida, velocissima e devo dire anche più giovane di età. Ricordiamo che sono delle simulazioni di attacco, sì, col bastone e poi con la, sì, coltello, no? Che vengono di volta in volta chiamate dall'arbitro. Vedi, e loro devono estrarre, seguirla, dalla propria memoria quello che hanno preparato, suddiviso nei vari, certo, nei vari attacchi. Ma buona anche questa coltello. Ecco, in un palazzetto così occupato da transalpini, vedere, eccoci qui, quindi buono, vedere meritato. L'Italia, oro meritato, il primo, sì, ecco qui, inno, il nostro presidente Quenza, che si avvia, aspettava da tempo il momento di andare lui a premiare, no? Fra l'altro lui fresco di nomina a presidente europeo dell'Unione Europea, con direi anche un buonissimo scarto di voti sul secondo candidato, per la felicità di noi italiani che ci sentiamo coinvolti, inorgogliti. Speriamo di averlo sempre però, no, nelle fila dei problemi italiani, pronto a risolverli. Qui abbiamo Jessica che incontra la polacca. È un incontro di cui sulla carta dovrebbe potersi liberare con una certa agevolezza, però come sempre accade in queste discipline, niente scritto, la storia ce la scriviamo noi e c'è sempre ad aspettarsi qualche cosa da paesi del genere, dove la tradizione soprattutto nella seconda terza fase, cioè nelle basi judoistiche, nelle loro radici, c'è sempre qualche cosa che emerge al meglio. Jessica, anche qui possiamo dire, come l'ho detto per Giovanni Vitale, Jessica reduce da un infortunio piuttosto serio. Dobbiamo immaginare che un mese e mezzo fa lei era sotto infortunio, era uscita una spalla durante un allenamento del tutto familiare lì in casa perugina, e abbiamo temuto fino all'ultimo
sulla sua possibile partecipazione o meno. O addirittura, come io ho anche immaginato in modo negativo, in modo troppo prudente, che potesse avere magari difficoltà di espressione, quindi avere quel calo di tensione. Dobbiamo ringraziare molti dello staff medico che ci hanno assistito, il maestro Claudio Faraghini di Perugia, il fisioterapista, il professor Ragusa, i quali ci hanno seguito costantemente, hanno rimesso Jessica in sesto, in condizioni di poter partecipare al torneo, e adesso, in questo momento, se avremo superato l'ostacolo polacco, anche Jessica potrà avere la chance del podio più alto. E vediamo, vediamo che... Consideriamo che in precedenza Jessica va, eccola, a vincere. Questa va a vincere, e allora... E va a sfidare la francese. Esattamente. Laurie Boucher. Laurie Boucher. Intanto c'è l'applauso del pubblico, insomma si è ripresa molto bene dall'infortunio. Molto bene, cioè quasi inimmaginabile, chi l'ha vista, anche chi ha saputo poi, sai, perché comunque la presenza del tutore ti dice che qualche cosa di grave c'è stato. E Jessica, immagino, aveva in precedenza anche superato un'altra francese, e qui siamo alla finale dove la beniamina dei francesi sta gareggiando al De Coubertin di Parigi, quindi insomma pubblico ostile non si dice mai nel nostro ambiente, tu sai, gioca in casa, sì, però pubblico ostile non c'è mai, cioè parliamo sempre di una sana tifoseria che sta nei limiti del della correttezza. Certo, la francese, la Boucher, non ci sta, insomma, a perdere, anche perché un'opportunità come questa a ritrovarla è, insomma, è difficile. Nel frattempo Jessica è in vantaggio per 4-3. L'impedimento che ha avuto per lavorare con la parte destra, con la spalla, quindi il braccio, ha sviluppato ovviamente una serie di modalità nuove nell'allenamento che l'hanno impostata ad usare più le gambe, e devo dire anche qui bravissima, cioè qui molti terra sarebbero stati ribaltati, lì non c'è verso. Jessica c'ha un senso del controllo a terra, ha un senso del dominio del peso del proprio corpo, che insomma spostarla non è facile. Vedi che ha usato tantissimo il calcio di sinistra, poi tranquillamente vedi naviga destra sinistra con le braccia senza nessuna difficoltà. Poi Giulio, quando si parla di andare a vincere l'oro mondiale, io penso che qualsiasi dolore tu lo vai supera. A superare. 7-5. Ci abbiamo da soffrire ancora meno di un minuto, ma in un minuto può accadere, in questa disciplina può accadere molto. Jessica deve cercare di far passare più tempo possibile, la deve controllare, recuperare, perché la francese comincia a respirare a bocca aperta. C'ha questo vantaggio, vedi, anche vedi, velocissima di sinistro, ha sviluppato grande parte sulla sinistra, quindi pugni e calci partiti da sinistra, che in precedenza abbiamo anche, poi sai, abbiamo analizzato con i tecnici anche questa possibilità, che chi la conosceva, i filmati in precedenza davano una Jessica che lavorava in modo abbastanza alternato, qui ha lavorato soprattutto dalla parte sinistra, credo che anche questo elemento li abbia un po' disorientati. Eccolo qui. E va a vincere. Va tranquilla, vincere. Vedi, sempre 15-9. Composta, sembra che abbia fatto una passeggiata, invece ha vinto la sua medaglia d'oro. Va a vincere l'oro, di meno 55 kg, ricordiamo. E quindi due ori, per intenderci, 5 bronzi questa trasferta, che non è stata niente male. L'Italia è penalizzata perché attualmente la combinazione, la classifica per nazioni, è data con il punteggio nel Nevada, dove noi siamo un po' penalizzati, quindi risultiamo settimi, però insomma due titoli mondiali non male, anche perché sono recuperati rispetto al passato. Questo è un premio che a sorpresa ha ricevuto Marco Cinai, il siciliano, premio fair per play. Fair play, non ne conosciamo bene adesso l'esatta caratteristica, no? Per come si è giunti a questa conclusione, siamo, ma ci ha fatto piacere. A questi campionati del mondo di Parigi del 2014, è una gara importantissima, è una gara con la partecipazione di 40 nazioni straniere e circa 400 atleti.
l'Italia ben figurato, si è piazzata molto bene con la conquista di 2 medaglie d'oro e 5 medaglie di bronzo. Un'importante affermazione in una gara molto difficile come questi campionati del mondo. Ovviamente un complimento a tutti gli atleti, a tutti i ragazzi, al team della nazionale e ovviamente molto soddisfatto sono anche per quanto riguarda l'elezione che si è svolta in questo weekend per la presidenza della Federazione Europea, del quale sono stato eletto appunto presidente. Questo ovviamente è un ottimo risultato per tutto il movimento del Jiu-Jitsu italiano. Queste immagini chiudiamo, grazie Massimo. Arrivederci a tutti, grazie a voi.